Ririvati, contessa, ma un po' più a destra. Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci qua. La, 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 la. Che bella introduzione, proprio. Anche stasera non va nulla dopo questa giornata, quindi devo controllare tutto perché c'è sempre dei problemi qua. Ultimamente devo risistemare, cioè, la CPU che sta andando a fuoco. Da quando è giunto la RAM va peggio, è incredibile questa cosa. Come va? Allora tiro un po' sul volume della music. Forse c'è un po' tanto delay, quindi... Qui è meglio che guardo la chat altrove. Allora, questo lo mettiamo a iconcina, così sta in sottofondo e non rompe le scatole. Giornata campale, perché tra corsi, consulenze, telefonate e quant'altro, ma tanto che vi sto a raccontare, tanto è uguale per tutti, quindi di certo non ho l'esclusiva della fatica, questo è poco ma sicuro, però... Come dire, poi fate più fatica voi a guardarla live che io a farla. Questo questo è poco ma sicuro. Allora, chiudiamo anche questo. Infatti ero un po' in dubbio perché stasera sono proprio morto e quindi cercherò di, come dire, come si dice, tenerla corta, ma no, tutto sommato, però sì, facciamo, puntiamo all'obiettivo. Continuiamo il progetto dell'altra volta, eravamo riusciti a disegnare qualche simbolino, stavamo cercando di produrre un gioco del Tris, quindi ci proviamo ad andare avanti, vediamo che riusciamo a fare. Mi devo anche fare un po' la barba e così, sarebbe anche ora, però vabbè. E quindi niente, ho fatto un po' di ban perché sono un sacco di bot collegati che non mi piace vederli, perché non capisco mai se gente reale oppure no, quindi non posso neanche ringraziare qualcuno, posso fare niente, e quindi cerco sempre di rimanere un po'. Allora, adesso chiudo anche questa finestrella qui, così ho anche cose in meno che rompono le scatole. Buonasera Vision, come la va? E il leone della metro, cioè lui c'aveva una bella criniera, io non c'ho niente, quindi per il tondo, adesso capisco, perché mi sono guardato e ho detto effettivamente stavo potrei però fare la scenetta di esco dal vengo clippato, però potrei fare la maschera in modo che la testa esca e fare un finto fondale dietro e fare l'effettone della testa, che è un'idea. Potrei fare qui durante la live il verso, tipo metto il Goldwyn Mayer e poi lo metto come trailer del canale, così uno che arriva e vede questo filmato dice cazzo, questa è una persona seria, è uno da seguire assolutamente, quindi vedendo una cosa del genere. Ciao, qui si parla di programmazione, che ci metto questa senza nient'altro e sono a posto. Ciao Sandro, ben arrivato. C'ho un delay spaventoso, è andato a 32 secondi, forse si è avvantaggiato della RAM, quindi non ho capito perché aumentando la RAM fa più buffering e quindi c'è più delay, ma cioè va bene, però pensavo di migliorare le cose, non di peggiorarle. Devo rifare completamente questo, cioè la grafica no, perché sono stanco di rifare la grafica di questo canale, perché non sono capace, non sono bravo e non ce la faccio, però come dire, devo riottimizzare perché ho troppe browser source, troppe cose, poi ci ho caricato dei plugin che poi non uso. Secondo me sono loro che dietro le quinte tengono troppa CPU e fanno troppo casino, ma vabbè, come dire, che fare, ce lo teniamo così. D'altronde non è questo il mio mestiere, anche se insomma qualcosa dovrei migliorare dopo
dopo dovrei anche cercare di migliorare queste cose, ma si fa un po' quello che si può. Ah, adesso tra l'altro metto questo, lo lascio giù e vabbè, poi lo riduco icona dopo, così sono... Tra l'altro mi sono preso anche l'acqua, ma avevo preso quella frizzante, ho fatto il cambio perché le ultime volte che ho bevuto la frizzante durante la live poi mi venivano su delle rutti pazzeschi e quindi non va bene, per cui è vero che qui diciamo, siamo su Twitch, per cui possiamo fare quello che ci vuole, però un minimo di decoro. Negli altri canali direi praticamente nullo, però c'è un motivo, perché io sono un po' conservativo, perché non facendo gaming diciamo che non devo, come dire, fare il tempo reale, non devo fare live in tempo proprio realissimo, ecco, mettiamola così, perché ho visto dei canali che avevano un pochino di delay, o magari ero io che ce l'avevo, e a un certo punto arrivava il messaggio sulla chat con scritto attento alle spalle, in realtà il giocatore era morto da almeno una mezz'ora, per cui no, si può regolare effettivamente. Ho visto che adesso lo andrò un po' a ridurre, ma anche perché qui quando la banda funziona grossi problemi non ci sono, quindi a volte c'è questo drop improvviso, questo calo, secondo me c'è il vicino che attacca il forno a microonde e mi fa l'effetto di interferenza, e siccome io divido la 5 GHz dalla 2 GHz, se la marina militare, no, come che diavolo è, accende il suo radar, mi tocca spegnere il wifi e non riesco a switchare su quello un po' meno performante, però vabbè, adesso lì ci lavorerò sopra. Pulito la pelata, adesso do una grattatina così. Quindi che andiamo a fare? Io quasi quasi partirei col coding, visto che, come dire, no, non nel senso ci siamo in tanto, poi alla fine, ma vedi che vedo tutti dei nomi strani che si collegano, che non capisco, quando ne escludo uno ne arriva un altro, però non sono creati da tempo. Adesso voglio vedere, perché io sono curioso di questa cosa. Avrò l'audio doppio perché mi si sente in entrambe le... No, qua è silenziato. Più che altro tirerò giù la live, perché con la banda che occupo... Perché io non capisco questi da dove diavolo... Escono fuori, fossero utenti, come dire, seri, li prenderei anche volentieri, ma... Non capisco le volte da dove arrivano, e quindi... Questo solo lo butto giù, poi in realtà sarà Bill Gates sotto mentite spoglie che mi quando li avrò esclusi tutti, non lo so, adesso vedremo, spero di non bannare nessuno di voi, però e quindi vabbè, se sono gente importante mi faranno sapere, che ti devo dire, però come dire, non mi piace vedere queste persone extra che non so chi sono, vabbè, sono, come dire, mi piace tenere il mio cerchio, quindi sono geloso dei miei follower, non so. Allora, quindi io intanto avvio Delphi, che ci metterà una mezz'oretta, perché tutta la CPU la sta tenendo il buon ciao Muzio, ben arrivato. Questa la leggo. Amici! Amici! Amici, che tempo fa, Melegnano! Questa è venuta proprio per, quasi giusta, quindi è quasi perfetta, quasi sembra quasi fatta apposta, quindi il tempo, c'è un caldo infernale, però a parte quello, questa si potrebbe dire che è fatta apposta per il saluto. Sta partendo con grossa fatica Delphi, ben arrivato, spero che sia tutto a posto, da che ragazzi è giovedì, domani è venerdì, in realtà poi io c'ho poco da festeggiare perché sto preparando i talk per la conferenza e sono indietro, come si dice, come le palle del cane, per usare una figura poco,
come dire, un po' colorita, però, e quindi mi devo dar da fare perché non sembra, ma il tempo è breve e quindi la conferenza è vicina e, come dire, bisogna un pochino, mi dovrò dar da fare un po', e quindi sono già a buon punto con una, sulla seconda sto accumulando il materiale, sulla terza proprio ho scritto un po' di codice, ma a livello di slide, le mie slide penso che saranno così: ciao, benvenuti, questo è il mio nome, demo time, poi sarà solo demo, quindi, che forse non è neanche così spiacevole, perché poi dopo la gente si annoia, e quindi poi ho recuperato dei gadget, quasi quasi me li porto dietro, così per quelli che stanno attenti o fanno domande anche fuori tema, tanto gli sgancio il gadget, la pallina gommosa oppure roba del genere, così me li compro, e vabbè, parte delle cazzate che ci stanno sempre bene. Allora, vediamo. Vedi che più ne vanno, più sono in aumento. Ma come cavolo è possibile? No, adesso sono spari. Boh, c'è un'oscillazione di. Non, allora sono io che non ho capito come funziona. Comunque, vabbè, prendiamolo com'è, e quindi teniamolo così. Non saprei che dire. Allora, famo così intanto. Quindi io riprenderei esattamente il progetto dell'altra volta, dove l'abbiamo lasciato, che era un po', come dire, traballante. No dai, in realtà la logica c'era e mi sembrava anche funzionante da quel poco che abbiamo visto di quel giochillo del Tris. Graficamente era terribile, però avevo visto un paio di concetti che mi erano piaciuti, quello di poter disegnare, come dire, che avere un controllo e potergli dire di replicarsi, disegnarsi altrove. Questo era una cosa che era abbastanza interessante, mi tornava abbastanza utile da questo punto di vista. La logica del gioco mi sembrava abbastanza funzionante e completa, a dire no, che fare il Tris ci voglia, come dire, chissà quale genio del male, però si fa presto anche a sbagliare. Ho scritto un po' di getto, in realtà stavo copiando un'implementazione che avevo fatto in TypeScript, che praticamente l'ho fatta un po' in tutti i linguaggi quella logica, e comunque andrebbe molto migliorata, ma a parte questo cercavo di tradurla al volo in Delphi, però alla fine, dai, tutto sommato, ciao Marco, ben arrivato, vedo che qua compare in verde, ma nella chat non tutti hanno i colori, boh, non so come mai funziona così, alcuni arancioni, forse perché hanno, boh, non lo so, che Vision è blu. Quindi, boh, vabbè, sempre i misteri della fate, come dire. E quindi ripartiamo più o meno dove siamo rimasti. In realtà quello che mi pare mancasse un pochino è la logica del... cioè no, non la logica, la logica era a posto, era la visualizzazione un po' dello stato di gioco, il fatto magari di poter ripartire con una nuova partita e cose così, quindi un po' di cose di contorno. E poi, se rimane tempo, potrebbe essere interessante andarsi a vedere quell'algoritmo min-max, mini-max. Ma in realtà io, per venire incontro, visto che l'altra volta abbiamo fatto un po' tardi e visto che ho dei giorni un po', come dire, impegnativi, tra l'altro anticipo già che probabilmente la prossima settimana no live, non perché sono lavativo, però c'è un webinar che farò probabilmente su, cioè almeno è in programma, quindi non mi hanno ancora chiesto di mandare la scaletta, però la manderò a breve, c'è un dovrebbe esserci giovedì, che poi manderò, anzi, cioè, sfrutterò il solito Telegram, che adesso metto Telegram, oppure c'è la mia home page dove c'è il calendario, quindi c'è una pagina calendario che in realtà è un Google Calendar abbastanza, come dire, dove metto di solito, come dire, gli appuntamenti, c'è la conferenza, ci sono le live, le cose, diciamo, che faccio un po', dove, come dire, per la community, ecco, diciamo così, un po' per dire in maniera elegante. E quindi metterò lì il link, ma eventualmente lo condividerò su tutti i vari miei social, quindi oltre a Telegram. Ricordo sempre che quel canale Telegram non è un canale dove
si chatta, ma è solo tipo notifiche unidirezionali e ci metto praticamente solo le live, quindi andando a vedere i post storici ci si trova solo quello. Alcuni, per alcuni è comodo e quindi l'ho fatto per forza perché me l'hanno richiesto, ci può stare, e lo uso proprio solo per queste cose perché è più diretto, poi ci metto le immaginine, ci metto le cose. Però c'è LinkedIn e quindi vi farò sapere nel caso. Però dovrebbe esserci questo webinar con Rete Informatica Lavoro. Con Rete Informatica Lavoro ne abbiamo già fatti di diversi, c'è una playlist, insomma devo fare un po' di promozione, non la faccio mai, insomma, ho capito, visto che non chiedo in giro abbonamenti, quantomeno mi promuovo e quindi no, è più corto il delay, boh, si è accorciato, ma non capisco come funziona. Sono 2 anni che uso Twitch e non ho ancora capito come funziona, ecco, OBS. Nel canale YouTube che c'è una parte webinar, li ho linkati in una playlist, perché sono su un altro canale, quello di Rete Informatica Lavoro, ma avevo già fatto un paio, 2 o 3 webinar su Delphi, quindi su una carrellata su Delphi, per cui ho in mente un altro webinar che parla poi di sviluppo mobile, se me lo approvano e se me lo accettano, perché sapete che quando si parla di argomenti di nicchia, in un canale di nicchia diventa... Però c'erano altri webinar che apparentemente sono abbastanza piaciuti, uno su MongoDB, uno su principi Solid, su unit test, in quel caso con C#. E giovedì dovrebbe esserci questo webinar su Prometheus, che io avevo già portato come argomento in una conferenza su Delphi, in questo caso. Il delay è breve solo quando scrivi tu. Ah, che scemo, è vero, perché mi viene... Ah, ma no, ma io sto guardando la... No, scusa, io sto guardando la mia ripresa in diretta, quindi sono deficiente. Sono deficiente, vabbè. Vabbè, giovedì che volete, cioè. Quindi io lo vedo proprio in tempo reale, anzi, c'è anche del ritardo in realtà, quindi sono doppiamente scemo. Vabbè. Sì, il delay è breve perché io, giustamente, il messaggio, se mi sto guardando in diretta me lo vedo subito, però nella chat arriva dopo, comunque. Vabbè, lo ridurrò un pochino così siamo più interattivi, ma siccome di solito ci cambiamo messaggio un po' così dilazionato, non è un problema. Quindi, dicevo, se parlare di Prometheus, magari l'esempio sarà in C#, giusto perché se qualcuno interessa su Delphi, c'è un'altra sessione del Delphi Day che è sempre sul mio canale YouTube, e in quel caso probabilmente si parla di C#, ma più prevalentemente di questo tool che serve per monitorare servizi. Quindi se non lo conoscete, magari il webinar, come sempre, è gratuito e open, sarà 1 ora 50 minuti, quindi una cosa molto molto rapida e indolore, perché l'obiettivo è quello di fare una panoramica, spiegare un po' come funziona un po' tutte queste cose qui, però adesso devo un attimo riassettare, quindi devo fare quello e devo... Mi vedo con ritardo di 3 secondi circa. Come fai a sapere il ritardo se non mi vedi? non vedi l'originale? Ah, quindi forse mentre chatto o nel... Ma infatti non... c'è qualcosa che mi sfugge, però poi... Sto vedendo la live della settimana scorsa. In effetti può sembrare, perché l'argomento è lo stesso, quindi potrebbe anche essere in realtà. E quindi qui c'è del fino umorismo, ragazzi. Però è giusto che sia così, perché giustamente questo è lo spirito giusto di Twitch. Infatti poi le live le faccio su Twitch per questo, perché tanto così si può, come dire, sparare cazzate in libertà, tanto chi ce frega. La chat è in ritardo di 30-40 secondi. Sì, in realtà lo vedo, probabilmente vedete, io in realtà vedo solo le statistiche avanzate di Twitch. Sì, gli ho dato un'occhiata, a parte che mi suggerisce sempre degli orari in cui sono impegnato, cioè, non sarebbe meglio che tu facessi le live in questi orari, le 2 di notte, così? Gli ho detto, ma io una volta lo facevo, ma ti stai portando in pari.
Ma io anche l'altro giorno mi ha scritto uno, fa, io le guardo in differita ogni tanto, però a volte non riesco a vederle tutte, dico, ma in differita una live di 3 ore, infatti dovrei iniziare a fare qualche filmato più rapido, magari tipo pillole o qualcosa del genere, un argomento della serie stile reel di TikTok che vanno tanto di moda, o le stories, come diavolo si chiamano, quelle di YouTube, col testo sotto, ciao, voglio mettere un pulsante, voglio collegarlo, fai così e via. Ci sono queste cose, in realtà su Instagram le vedo, le fanno i colleghi brasiliani, fan di Embarcadero, quindi c'è, solo che molto spesso non capisco quello che dicono, perché fanno una demo, sono bravi, la costruiscono bene, vedi tutte le dinamiche, però dietro io sento di gingi e te picchigno, e alla fine non riesco mai a capire alcune cose, non so cosa siano, e quindi vabbè, questo era uno sfogo, però sono molto bravi, quindi hanno fatto una conferenza, non so se c'è già finita o così, della serie Morti e Fuggi, ma sì, ma anche una decina di minuti, perché mi rendo conto che poi le live hanno un loro senso se le fai, guardi in diretta, magari io alcune li seguo, cioè su certi argomenti, come dire, tecnici e non, anche sociali, mi guardo dei canali dove magari c'è un'intervista, ci sono 3 ore, però se sto lavorando non riesco a essere concentrato, a capire tutto, è come ascoltare qualcosa di impegnativo. Alla fine o mi concentro sul lavoro o perdo i discorsi, quindi spesso metto musica e basta. E invece in alcuni casi ha senso, in alcuni casi, tipo programmazione così, se vedessi, non so, parliamo un po' di questo framework che vedo 3 ore e mezza, dico no, ma col cavolo che... E infatti, cioè, dovrei bilanciare un pochino, però siccome faccio queste live per non fare quello su YouTube, perché dopo sarei troppo perfezionista, mi ci vorrebbe un anno a fare un filmato, è troppo tempo, registro queste e alla fine... Però è bello andare a vedere qualche filmato vecchio di cose che ho fatto, cioè ci sono più di 80 live ad oggi, di tutte mediamente di un paio d'ore, quindi, come dire, ne ho dette di stronzate. Ne ho fatte abbastanza e quindi, come dire, non posso neanche lamentare che sto ancora resistendo, e quindi non so ancora per quanto, però al momento speriamo di continuare tranquillamente, anche per cui io mi diverto, mi studio un po' di cose nuove, tanto qualcosa c'è sempre, quindi detto questo, siamo annoiati abbastanza, adesso passo all'altra scena, forse tiene anche meno CPU, si vede, fa meno riflesso sul... Dovrei mettermi in testa il tema scuro, è un passamontagna, così metto il tema scuro anche sul... Ah, non so, il gatto che dorme, no? Stasera qui dietro c'è la mia borsa da palestra, che generalmente quando torno da palestra è aromatica, e quindi il gatto ci si parcheggia sopra, e l'altro giorno sentivo un rumore, era lui che russava, e ogni tanto... Adesso mi sa che è andato tra le scarpe, non lo vedo più in giro. E quindi passiamo alla parte di coding. Qui mi si è ristretto il carattere, o forse l'ho rimesso com'era perché dovevo fare delle cose, può darsi. Quindi lo torno a ingrandire un po', senza esagerare, perché io sono ceccato, ma magari... E quindi la volta scorsa cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il nostro game, il mitico game. Tra l'altro, secondo me, dovrei provare a cambiare un attimo il setting di... non so se è arrivata la mail a novembre, non mi ricordo il giorno, 5, 6, 7, mi è arrivata la mail, mi sono iscritto, ma adesso non mi ricordo quando è. C'è la presentazione di RaStudio, hanno scritto 12, hanno scritto Alexandria, ma secondo me è un refuso. Sono sbagliati nel copia e incolla a sostituire il nome in codice, che non penso sarà quello della beta, però mi parrebbe strano che fosse lo stesso del solito. Comunque, come dire, sempre c'è, quindi c'è il lancio ufficiale, vedremo cosa si riuscirà a fare. Io ho fatto un paio di submission di bug, quindi ho fatto un po' la mia parte, molto poco, ma non è che ho avuto tantissimo tempo a disposizione, però ho fatto un po' di prove, non so se sarà uguale, così non si può dire nulla. C'è
cioè il segreto, non so perché c'è tutto questo segreto istituzionale. Ogni tanto qualcuno dice: ho avuto il permesso di fare un blog post su una novità, quindi poi magari il blog riguarda, non so, stringhe multiriga, che sì, interessante averle, però non mi sembra quel segreto industriale. Boh, non capirò mai la psicologia di Parca Vero su queste cose, ma come dire, l'importante è che sia una bella versione. Sicuramente ci guarderemo, infatti io lavorerò, quindi probabilmente non riuscirò a vederla in diretta, ma magari facciamo una live per commentarla, anche se l'ultima era diventata impegnativa, perché facendo le stoppate, commentando, durando un'ora e mezza, alla fine ero rimasto 3 ore. Però magari, come dire, fare la reaction che va di moda potrebbe essere interessante. Volevo vedere qua nell'editor, soprattutto sul coding site, perché magari sul no match, perché no match, perché si chiama diversamente, forse mi sto confondendo, no scusa, l'editor io c'è l'editor, allora mi ricordavo male. Allora volevo dov'è la parte di DSP, forse sul display, forse non ci arriva il filtro, non mi ricordo dov'è il setting, quello error insight, lui non gli ho dato tempo di rendering style smooth wave, perché secondo me c'è la percentuale di opacità. Se lui mi facesse vedere errors only, ma è già il classic, quindi dovrebbe essere già a posto, quindi probabilmente la questione è che rimane un pochino syntax highlighter. Era per velocizzare la grafica, per evitare che, siccome OBS mi tiene tutta la grafica, mi desse troppo fastidio con... però vabbè, lì si cerca un po' di fare come si può. Allora, cosa avevamo fatto la volta scorsa? La game session con i nostri vari tipi, avevamo messo tutto un po' in una unit, mentre magari aveva senso dividere il core, player, il game. In realtà possiamo ancora farlo, quindi un po' di refactoring per come dire, dividere. Adesso mi metto il telefono comodo, così magari riesco a vedere pure la chat. Che volevo dire? Avevamo fatto quindi il player, lo stato di gioco, stiamo giocando, pareggio, vittoria, e la sessione di gioco, che è l'oggetto che andiamo a creare quando vogliamo giocare, quindi parte nel suo costruttore. Gli abbiamo messo un qui name symbol, gli abbiamo messo un riempimento di una board. La board è un array con i contenuti delle celle. Gli avevamo messo un fill char per mettere caratteri vuoti, perché se c'è un carattere vuoto, scusate se mi sbraesco un pochino, ma vabbè non è elegante, ma questo ha l'effetto di come dire, stare a simboleggiare che lì non c'è nulla. Poi ogni giocatore che creiamo ha il suo nome, e quindi qui potremmo domani andarlo a cambiare, eccetera, e ha un suo simbolo. Inizia giocatore 1, iniziamo già che stiamo già giocando una partita, e il turno è la giocata, cioè 1, 2, 3, quindi man mano che si passano il turno, i turni vanno avanti. È un espediente per capire in quale situazione del gioco siamo, nel senso che se siamo al turno 9, cioè abbiamo giocato 9 celle e se nessuno ha vinto, la partita ovviamente è finita. Qui ci finisce il puntatore del vincitore, e qui nella destroy, siccome linguaggio deterministico, cioè creiamo, allochiamo noi la memoria, la dobbiamo andare a rilasciare, quindi nella create della game session facciamo la create o la new, se volete fare un parallelo con altri linguaggi tipo C Sharp eccetera. Qui, se sono assegnati, li andiamo a distruggere, mettiamo a nil l'istanza, che non sarebbe d'obbligo, ma per me è un po' una forma di abitudine. Vabbè, ci sono abituato, e c'è un video su YouTube
di una disquisizione di uso o meno di Free and Nil. C'è chi lo odia, c'è chi dice vabbè, c'è chi non può farne a meno. Ci sono una serie di, una linea di pensiero, però vabbè, io lo uso. Inert Destroy, c'è il controllo della vittoria, quindi quando qualcuno gioca prendo il simbolo del giocatore corrente, perché chiaramente qui dobbiamo controllare chi vince, e quindi andiamo a vedere se ci sono tre celle il cui contenuto, dopo che è stata fatta la giocata, il cui contenuto è uguale ed è uguale al simbolo del giocatore che current player che ha appena giocato, perché ovviamente quello che vince è l'ultimo che ha giocato, non può essere che io faccio una mossa e l'altro vince prima di giocare, quindi è una semplificazione, così evitiamo di vedere, evitiamo di fare un confronto se nelle celle c'è un valore uguale, perché dovremmo confrontare la 0 con la 1, la 1 con la 2, vabbè, potremmo farlo anche così in realtà, però poi dovremmo anche capire qual è il simbolo uguale, quindi in questo caso semplicemente c'è un simbolo dell'ultimo giocatore, ha riempito la cella, se c'è la riga orizzontale, seconda riga orizzontale, terza orizzontale, le verticali o la diagonale con lo stesso simbolo, restituiamo true. Qui potremmo in realtà fare un mega or o un mega end, potremmo anche scriverlo un po' diverso questo codice, potremmo metterci un exit true, perché Delphi supporta anche un exit con un valore, sarebbe anche un po' più elegante magari come codice, però io sono un po' tradizionale, però poi metto le variabili inline che nel Pascal di Delphi sono arrivate relativamente di recente, quindi sono un po' amorfo, perché questo ce l'ho da C sharp, però in C sharp metterei il return, quindi come dire, vabbè, comunque non è che ci cambi molto, qui farei un exit true e in fondo metterei un exit false, quindi non è che poi succeda chissà cosa. C'è da dire che sì, sarebbe più performante, perché se risalta true vuol dire che se questa è verificata non avrei bisogno di verificare anche le altre condizioni, quindi teoricamente dovrei fare un risalta true e poi exit, quindi omega or con tutte queste condizioni. Ciò nonostante funziona, quindi il core un po' del gioco è questo play che avevamo fatto, dove se non c'è lo stato di gioco playing usciamo, se la cella che hai scelto non è diversa da uno spazio e quindi è occupata non la puoi giocare, quindi usciamo, se invece queste condizioni non si verificano vuol dire che possiamo mettere il player, il simbolo del player dentro la cella che è stata cliccata. In questo caso se c'è una vittoria lo stato diventa victory, il winner diventa il current player e fine dei giochi. Altrimenti andiamo a vedere se abbiamo il numero di turni uguale alla lunghezza dell'array della board, che vuol dire abbiamo riempito tutte le celle, allora c'è un pareggio e ce ne usciamo. In caso contrario abbiamo giocato, nessuno ha vinto, nessuno ha pareggiato, come dice Fantozzi quando torna dalla battaglia di Maratona, X ha pareggiato, qui c'è semplicemente il cambio di turno, ovvero il current player se è 1 diventa il 2 e se è 2 diventa l'1, quindi c'è next turn, quindi non siamo arrivati alla fine, scambiamo i giocatori e incrementiamo e passiamo al turno successivo, quindi semplicemente c'è un nulla di fatto. Questo funzionava nel nostro main, abbiamo iniziato a gestire un po' di cose, siamo andati a creare un brush, non mi ricordo per cosa, forse per fare lo sfondo per creare le righe, perché nella grid non c'era una riga di divisione, e quindi siamo un attimo andati a curare un po' la parte grafica. Poi abbiamo, sì, perché comunque c'è il stroke, quindi è lo stroke della cella, creiamo direttamente un gioco. In realtà poi qui io lo implementerei in questo modo, cioè farei una bella procedure, primo start session, start game session, chiamiamola così, la chiamiamo nel costruttore. E qui cosa andrei a fare? Andrei a dire, vabbè, gli eventi li lascio in fondo, questa logica qui la sposto un po' più in alto, dove abbiamo i vari metodi logici.
qui vado a dire che se ho una sessione di gioco in corso, questa andrà ovviamente terminata, quindi andrò a dire free and nil game session, e dopodiché andrò a dire cosa andrò a fare. Andrò a fare questi invalidate, non sono sicuro che mi servano tutti gli effetti, però perché sono le azioni. Ok, andrò semplicemente a creare una nuova sessione di gioco, cioè butto nel cesso, sempre per usare stasera abbiamo dei termini un po', la sessione di gioco, e ne creo una nuova. In questo modo la posso chiamare qui, questo metodo start game session, start session, alla fine poi come dire chiamiamola start game o start session, vabbè, va bene così. E perché questa cosa? Perché ho dei pulsanti nuovo gioco e quindi vorrei iniziare a gestire un po' le azioni, e quindi dire andiamo in progettazione, abbiamo le main action, secondo me l'avevamo anche messa giù l'azione, esatto, c'è questo start action che va bene. Gli ho dato un evento, sì, l'ho messo qui. Ah, avevo scritto qui la stessa logica, ci poteva stare, però preferisco avere un metodo, preferisco start game session. Questo invalidate non lo so se serve o meno, adesso volevo fare una prova, perché comunque eseguendo delle azioni è possibile che nel caso ci debba in un certo senso ridisegnare l'interfaccia grafica, quindi però effettivamente se non gli dico che c'è un graficamente qualcosa da sistemare, potrebbe essere che lui mi ignori totalmente, però adesso faccio una prova. Faccio così e faccio start, no, infatti vedete che non ha, adesso c'è l'invalidate riparte, quindi glielo devo fare io, e quindi lo farò io. Devo graficamente dirgli che c'è da aggiornare il prima possibile quello che vediamo, quindi ogni volta che facciamo lo start. Potreste gestire il giocatore di partenza, intanto dovrei far vedere qual è il giocatore, dovrei far vedere che simbolo ha. Dovrei fare un sacco di cose, ma infatti adesso andiamo a codificare un po' di cosine, perché effettivamente, allora, il tasto, ok, quello è già associato, funziona, lavora. Io farei qui un'altra azione, chiamiamola start action, chiamiamola exit action, quindi ci mettiamo exit, oppure la E, ma sì dai, finché non c'è una collisione, la E commerciale per rendere sottolineato, la S di start, così se facciamo alt S e alt E possiamo riavviare la giocata, on execute, quindi qui vado di fatto a chiudere il programma, che banalmente si traduce in una close di questa finestra, perché è la finestra principale dell'applicazione. Anche chi ha vinto si è vinto, sì, cioè manca tutto, manca completamente qualsiasi cosa, no? Adesso infatti siamo qui per questo, per completare la mission di questo gioco malato. Allora, non perché il gioco originale sia malato, ma è malato. Allora, exit, che magari, ecco, magari potrebbe essere più conveniente impostarlo così. Che poi, scusa, perché non li ho messi, allora c'ho gli allineamenti, usiamo gli allineamenti, questo lo mettiamo left, questo lo mettiamo sul right, così se cambio dimensione alla finestra seguono. Potrei metterci un'immagine, potrei metterci un po' di cose, potevo anche usare qualcos'altro forse rispetto ai pulsanti per fare una grafica un po' più carina, però vabbè, parte questo. E quindi
Allora, in realtà i simboli ce li ho qua dietro, ma non si vedono perché li ho nascosti, perché altrimenti poi mi tocca vedere l'interfaccia, e quindi stanno qui visible a false, tanto poi se devo aggiornarli riesco ad aggiornarli, se li voglio vedere li posso mettere visibili, quindi ce li abbiamo, ma li usiamo come modello per andarli a disegnare in giro. A questo punto, siccome vengono anche automaticamente riscalati ed erano anche un po' bruttarelli, dato che non sono allineati, mi pare, giusto? E non si vedono, io li faccio renderizzare anche in dimensione un po' più grande, così forse sono anche un po' più precisi a livello. L'ideale sarebbe replicare la forma vettoriale, però effettivamente ottenerli, come dire, della dimensione giusta, vabbè, comunque dovremmo far vedere chi gioca, lo stato di gioco e naturalmente chi ha vinto, quindi qui in mezzo potremmo andare ad aggiungere un paio di che ne so, di pannelli, come, allora, questo è il layout, chiamiamolo wood layout, se non l'ho già usato, come nei giochi seri che c'è il, e qui farei la presente cosa, andrei a stavo pensando che potrebbe essere interessante disegnare la forma in altri punti, cioè replicare l'immagine, però qui io metterei proprio un image. Ci credete che l'avevo usato, non mi ricordo più. Allora, sempre sul left, ok, qui mettiamo player 1 symbol, player 1 symbol, ok, e poi quindi questo è il simbolo del player 1. Poi ne mettiamo un altro, però in questo caso right, questo è il simbolo del player 2, player 2. Mi è venuta un'altra idea, no, va bene così, no, in realtà l'effetto glow l'ho già usato, quindi mi devo inventare qualcos'altro, ma forse un'idea ce l'ho. Su come, però sarebbe interessante supportare un mirror generale di altri, sarebbe una funzionalità interessante. Quindi questo è il player 2 symbol, metto delle label, ok, quindi no grazie, non lì dentro, però lì va bene. Align left, possibilmente prima questo e poi label, quindi questo è il layer 1 label, ok, faccio copia e faccio incolla, però lo metto a destra, perfetto, e questo è il player 2 symbol, no, label, perfetto. Ok, quindi in realtà poi il testo che ci metto, player 1, player 2, lo metto, vabbè, non lo metto fisso, lo lascio così. Allora, questo dovrei però allinearlo a destra, orizzontalmente dovrebbe essere non leading ma trailing, giustamente. Dovrebbe anche essere un po' più bello da vedere, quindi magari un font, come dire, un po' più grandicello. Potremmo definire degli stili, però 12 è il default, perché vedo che ho scritto 12 e mi ha rimesso il default, quindi anche qui quanto ho messo? 16, e 16 anche tu,
Ok, quindi player 1 ha la X, se non ricordo male, che è blu, quindi diamogli magari anche un colorito. Qui di blu ne abbiamo più di quanti ce ne possa servire, quindi però non ne trovo uno che mi piace. Facciamo così, prendo lo stesso, siccome c'è l'effetto glow qui, gli ho messo red e qui gli ho messo dodger blu. Ok, prendo gli stessi colori, quindi così sono sicuro che vadano bene. Quindi questo diventa dodger, no, 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 dodger blu, magari anche boldi. Questo diventa rosso, perché l'ho chiuso, che devo ancora, quindi qui red. ABS, mollami il, mollami l'ide. Di solito va a scheggia, cioè l'ide che continua a essere. Allora, bold anche tu. Sì, forse avrei fatto prima di finire uno stile, ma tanto devo mettere giù due label, quindi le allargo un pochino, 170x50, ma sì, direi che potrebbero andare bene. Perché questa mi viene diversa? Chissà cosa si aggancia. Si sta agganciando a qualcos'altro. Facciamo così, adesso glielo metto in modo fisso, così siamo sicuri che siano queste. 200 lui e 200 tu. Yeah. Voilà. Anzi, gibele, come direbbe il Tocca, un altro streamer. Qui, siccome abbiamo dello spazio, potremmo anche allargare un pochino, magari. Cioè, in realtà poi abbiamo dello spazio, ma devo ammettere che è abbastanza utilizzato, quindi poi quando andiamo sul mobile diventa tutto un po' deforme, effettivamente non ho idea di come possa venire fuori questa roba qui, perché è molto più desktop, tutto più tablet se vogliamo, però vabbè, cioè nel senso la riscala, però siamo perfettamente quadrati quando andiamo in verticale o in orizzontale su 16 noni. Probabilmente farà un po' schifo, ma ok, il vincitore io lo farei in questo modo. Mi prenderei, forse basta anche una label, anzi guardiamo in questi Radiant Shape se c'è qualcosa di interessante dal punto di vista per indicare un vincitore. C'è uno scudo, c'è la stella, c'è il divieto che può essere. In alternativa io potrei, una volta avevo usato un'immagine di una coppa, potrei mettere una coppa qui sopra, oppure potrei anche banalmente scrivere vincitore tizio, però vabbè, quindi questo è. Però per il momento non è che mi interessi molto la parte grafica, a meno che non ci sia qualche effetto che possa fare il caso mio, ma li dovremmo provare. Pinch effect, tighter effect, emboss, hue adjust, gloom, color key alpha, blind transition, cycle transition, crumple transition, dissolve transition, bright transition, pixelate non vediamo niente, quindi crop effect. C'è un sacco di effetti, però come dire, niente di particolare. Faccio così, metto la stellina, oppure metto la stellina. Magari una stellina, ma sì, dai, faccio una cosa di questo tipo. Adesso faccio un bel edit, no, dov'è qua? Ctrl C, Ctrl V, no, non lo mettere
dentro. Lo voglio all'esterno, thank you. Forse non ci siamo capiti, non voglio cambiargli l'ordine, ma voglio averlo fuori, grazie. E mettilo visibile. Ah, ma questo mi fa un altro ring, giusto? Non è la stessa cosa, però c'è un il grain stroke, uno stroke, ring size. No, cioè, era comodo un convert da una radiant in un'altra, però vabbè. Come l'avrà chiamata? Star qualcosa, radiant star. Quindi faccio senza, lo metto qui. Anche questo, diciamo, gli do la stessa funzionalità degli altri due, ovvero me li ridimensiono e poi li andrò a copiare all'interno dell'immagine. Quindi perfetto. Ok, quindi andiamo di Phil Collins. Prendiamo un, lo sposto non mi darà mai un altro colore, perché se sto nella zona di grigio è un po' troppo gialla, magari un pochino più come dire, sì, poi va bene, fa lo stesso. Ok, e anche questa, diciamo, la chiamo symbol, no, la chiamo star symbol, e poi lo andrò a copiare. Quindi, oppure symbol victory. In realtà avrei potuto usare altri nomi, ma va bene così. Oppure star symbol, perché poi che venga usato per la vittoria è un altro paio di maniche. A questo punto, a un punto certo, a un certo punto, andiamo a fare quanto segue. Lo metto non visibile e a questo punto andiamo a gestire la parte di come dire, di aggiornamento della mia nella mia main action. Ho una parte di update che ancora non ho fatto, infatti c'è il to do, dove dobbiamo stabilire un po' di cose, ovvero andare a mettere eventualmente lo stato aggiornato del game. Quindi potremmo dire intanto i due nomi dei player, adesso al momento sono fissi e quindi come dire ci interessa il giusto, però F game session player 1 name, player 2 label text, game session. In realtà poi devo stare attento, non vorrei che passassi di qui che non c'è una sessione, quindi if not assigned game session exit, ce ne andiamo, altrimenti iniziamo a tirare giù i dati. Quindi ci manca anche lo stato di gioco, gioco in corso, vittoria, in realtà secondo me quello ci conviene gestirlo in un altro modo. Cambio idea, perché diventa un po' complicato. Quindi io farei così, farei un bel layout traditional da mettere nel bottom, ok, da rendere visibile poi solo se quando termina la partita. Quindi end layout, end game,
and layout, va bene. Quindi all'interno ci vado a mettere il mio star symbol, lo metto visibile e lo vado a buttare nell'end layout. Vai su qui, possibilmente allineato line left. Ok, quindi diventa largo 200, però è alto 50, quindi lo facciamo 50 e siamo a cavallo. Se invece non vince nessuno, cosa andiamo? Inutile che faccio copia e incolla perché voglio cambiare radiant. Andiamo a metterci un parallelogramma, questo qui che è un pari e fatta, e quindi ci sta. Bello largo, un po' troppo. Vabbè, è vero che però posso anche guardando, potrò sicuramente anche dargli una direction angle fill gradiente, poi andiamo a configurarlo, visto che già ci passavo, lo impostavo. Non vedo un'impostazione veloce sul, allora questo anche lui sempre left, però volevo un po' ridurlo dal punto di vista del come dire slant angle. Stroke thickness, volevo farlo più allora 80, ma più lo faccio più esagero, quindi ok, così già mi piace di più. Vediamolo così. E lo mettiamo, come lo riempiamo? Lo riempiamo con un colore simile al rosso, magari, o bluastro, ciano, non saprei quale. Il rosa, dai, via un po'. Però perché la stella ha dei bordi? Qualcosa che non mi aspetta. Ok, allora ci siamo, aveva solo una dimensione, come dire, qual era il default? 80, no, 60 forse, sì, e quindi la larghezza 50, va benissimo. E anche lì vado a mettere una label con sopra lo stato, quindi faccio un bel copy paste, faccio un allineamento al client, cioè tutta l'area disponibile salvo le due immagini, e qui ci scrivo, questa la chiamo game status, no, status state label. Ok, scrivilo anche sui muri delle città, no, qui mettilo lì, così, meno magari in bold, diamo uno stile un po' più, dire sobrio, dire tanto, perché questo questa interfaccia sembra un pugno in tutti e due gli occhi, cioè proprio dato con le due mani contemporaneamente, però come dire, anche qui poi possiamo andare, anzi andrò a impostare un colore in base allo stato di gioco, così, come dire, magari partiamo da 50 sfumature di grey, lasciamo così, non si vedrà un tubo, quindi forse conviene mettergli on glow, un po' di padding, sì, facciamo un po' di padding, che non è una cattiva idea. Quick edit me lo riesce a fare su tutte e tre? No, me lo fa solo su questo, però va bene, mettiamo un po' di spazius, e quick edit è
componenti su cui clicco, quindi quick edit, layout, anche qui 4, questo lo mettiamo come un bel verde ramarro. Tra l'altro stasera, adesso non mi vedo nel coso, ma ho una maglietta brandizzata Wintech Italia, così l'ho trovata. Più che altro inizia a andarmi bene, visto che è calato un po' la panza, però siamo a meno 20 kg raggiunti, quindi stiamo procedendo, cioè teniamo duro, quindi... questo è il simbolo della parità, quindi tie symbol, quindi questo è il victory symbol e dobbiamo fare anche il playing symbol, ma no, che ci frega, se trovo qualcosa adatto potrei anche farlo, qualcosa che sia simuli un po' il gioco in corso, forse la gear, oppure, ma non c'ha molto senso a tutti gli effetti, quindi lo lascio lì com'è, li lascio nascosti, quindi a quel punto quindi qui mettiamo un po' di margine anche qui, state label, layout, margine 4 su tutte le direzioni, perché queste poi andrò a accenderle e spegnerle, quindi a seconda dei casi, e questa cambierò anche il colore, secondo me, per vederla un po' meglio. Qui potrei aggiungere un po' di glow, gli do il fard, gli do no, gold, fammelo un po' neutro, un bianco un po' più slavato, meno soffice e un po' più evidente magari. Dato non lo vedo, quindi c'è, forse era meglio un'ombra invece che questo, per fare drop shadow, no, c'è drop target shadow effect, però tolgo questo perché altrimenti fanno a cazzotti. Lo shadow effect lo rendo un po' più marcato, meno morbidoso e più duro, forse un po' troppo. Distance un po' più vicino, dovrei dargli un colore un po' più chiaro forse, ma al posto del nero dovrei usare qualcosa di chiaro per fare il contrasto con, come diceva prima, proviamo con un verdino, non che cambi tanto, perché anche questo è scuro, questo fa schifo. Forse mi conviene evitare gli effetti e metterlo più grande e bold e con un font che si legga, ecco, forse conviene quello, oppure con una dimensione decente, però se no non si legge un tubazzo, quindi adesso faccio così, lo metto, che ne so, 22 e poi vediamo, tanto poi lo... Quello che mi interessa è che tanto si veda qualcosa per testare poi che la logica di gioco sia giusta, quello che mi interessa. Per il resto, quindi cacama fa, a questo punto torno a scrivere codice, perché allora dobbiamo visualizzare questi due, è ok, dobbiamo visualizzare nelle immagini, quello lo faccio una volta per tutte, solo all'inizio, cioè vado a mettere nella player uno symbol, vado a fare un bitmap, vediamo se riesco non a fare un draw ma a fare un
a tirar fuori come bitmap il disegno che c'è qua dentro. Bitmap, no, picture, me lo devo proprio disegnare. Ok, faccio un metodo a parte, così sono procedure draw player symbols. Ok, vado a fare un bitmap, i bitmap image di bitmap create, lo facciamo di, beh, lo prendo dal image symbol, player symbol, cos'è la larghezza width, in questo caso un intero, quindi player one symbol 8, e così lo faccio proprio giusto. Però dobbiamo tradurli in player 1 symbol. Abbiamo position, però position ovviamente ha delle x e delle y che sono sempre single. Non abbiamo però un point, non riusciamo a tirarlo fuori come point, vabbè, c'è poco male. Mettiamo un var l width uguale a player 1, questa roba qui, punto. C'è un to, non to string, un to int fraction build up sign negative exponent epsilon, la parte intera, se no facciamo più presto, usiamo le funzioni che conosciamo e facciamo un bel trunk, voilà, e così siamo ok. 8 trunk, però questo trunk non mi dà un, no, mi dà un intero, giusto? Int, un int 64 addirittura, che esagerazione. Tu int non ce l'abbiamo, che poi è già un int in realtà per quello che mi riguarda, però volevo limitarlo un attimo, vabbè, fa lo stesso. Mi sono arenato, mi areno su queste cose perché la mia memoria inizia a fare veramente slack. 8, ok, vediamo se li piglia, tanto poi ci sarà una perdita di dati, se no lo vado a castare e, come dire, problema risolto se mi rompe le scatole. Ok, magari prende anche un, no. Ok, alla fine della fiera lo andiamo anche a distruggere dopo averlo disegnato. E in questo caso cosa facciamo? Facciamo un lbitmap.draw, no, scusate, no, parto da symbol x.draw. Come avevo fatto l'altra volta a disegnarlo? Paint 2 avevo usato, mi sembra. Paint 2, esatto, L bitmap canvas dovrebbe averlo, esatto. Rect il rect è un t-rect create, abbiamo due punti, origin point normalize, bla bla bla. Allora dammi questo overload 0 0 width 8, ok, e a questo punto vado a mettere nel symbol
No, player one, symbol, image, picture o bitmap o quel cool che l'è. In realtà avrei potuto farlo qua. Beh, vado a fare un assign, ok, del mio lbitmap, tanto ci pensa lui a fare l'assign. Potrò fare una clear o qualcosa del genere su lbitmap clear, sì, mi dà un color, però se faccio un clear con un colore trasparente non mi mette uno sfondo trasparente, mi fa un riempimento con colore trasparente, ovvero mi lascia quello che c'è, mi viene da dire. Però di alpha colors transparent, no, qual è il alpha transparent, me lo confondo con qualcos'altro. E quindi a questo punto proviamo a disegnare anche l'altro symbol, y player to symbol, e poi andare a vedere cosa succede. Che ho sbagliato qua, paint to, che me lo dai come, ah beh sì, che è y, non è x e y, scemo, semplice, quindi vabbè, siamo messi così, come so dire, siamo, è giovedì, quindi allora, detto questo, in realtà non sono sicuro che pulisca correttamente, quindi forse vale, in realtà sono sicuro neanche che abbia la trasparenza a questo punto, però quello però dovremmo poterlo impostare sul bitmap, adesso che ci penso. C'è un device, c'è un create from file, assign equals bitmap set size, invert alpha, no, dovrebbe già avere più o meno tutto. Pixel format, ecco, questo forse ci può interessare. Pixel format list, in realtà come lo posso specificare questa cosa qui? Non è un numero, un enumerativo, sì. Di pixel format, ok, ci sono tutte le, quindi facciamo RGBA 32, F, anzi scusa, RGBA, no, ma basta che non me lo fai un po' trasparente, quindi di pixel format RGBA. Però lo metto, non è una, non è assegnabile, solo lettura, sì. Quindi lo determino automatico in base all'immagine. Allora, l'immagine dovrebbe far tutto, quindi vediamo se poi sicuramente il modo c'è, perché vedo che vedo vari metodi, però effettivamente di solito creo altri bitmap, però non voglio andare a fare questo tipo di operazione se non serve, quindi proverò a farlo così. Allora, detto questo, quindi draw player symbol, bisogna che venga draw player symbol eseguito, vediamo se si nota qualcosa o si scoppia tutto, perché secondo me non sono molto fiducioso, mi sembra un po' azzardato, la mia memoria fa molto cilecca e quindi begin scene was not invoked. Ups, c'hai ragione, perché bisogna fare nel lbitmap canvas begin scene, quindi facciamo così, var canvas lbitmap canvas, poi facciamo l canvas begin scene, qui capiovo caneva, dobbiamo anche fare un end, se no lo teniamo bloccato, ogni volta che entriamo in begin scene dovremmo uscire dal begin scene, e poi vado a fare i miei disegnetti. Però questo clear, o meglio questa assegnazione, non so se si riesce a fare, perché col canvas bloccato non prende neanche il disegno, quindi
dovremmo proprio dovremmo farlo in un altro modo, ovvero dargli come parametri un'immagine, l'immagine secondo me è image di tipo t-image, dove andare a salvare la roba, e poi dargli il controllo del symbol, quindi control di in questo caso usiamo la classe base, fmx control non c'è, fmx object, ma non è l'fmx object, è c'è il control a tutti gli effetti, dovrebbe esserci, ovvero se io vado a vedere qui queste radiant star sono dei che non c'ho il sorgente, quindi non vedo niente direi, però se mi ci fermo dovrebbe dirmi qualcosa, ovvero che sono dei, c'è proprio OBS che mi tallona, vado a vedere sulla paint l'ho castato e quindi t-control, giusto, è vero, cioè non c'è un fmx control ma c'è giustamente un t-control perché è un controllo chiaramente di FireMonkey, però è omonimo sim prototype, così aggiorno la dichiarazione. A questo punto questo lo facciamo generico per un simbolo generico, ovvero il player symbol è il nostro control, quindi prendo il controllo, creo la bitmap, prendo il canvas, prendo il bitmap, il canvas, begin scene, end scene, bitmap free, qui invece che symbol x devo prendere il control e trascinarlo disegnarlo sul bitmap canvas e poi assegnare il bitmap canvas al bitmap della image. In questo modo io dovrei poter fare draw player symbols, poi gli cambierò nome, qui vuole l'image, abbiamo player one, player one symbol, e qui abbiamo il controllo che è il symbol x. Non me la sono complicata molto, nel senso che forse era più immediato caricare delle immagini ed evitare questa copia di, però questo dovrebbe, e dai, io sono fissato con questa cosa, incredibile, vedo x mi viene immediatamente y, così come quando scrivo Windows e mi viene a scrivere da metterci l'S, scrivo sempre Windows, cioè l'S mi devo sempre dalla cancellare. Allora, adesso dovrebbe essere già un po' più corretto perché abbiamo fatto il begin scene e l'end scene, che sono due metodi da richiamare per dire nei momenti in cui si inizia a disegnare, ok, non vedo un tubo, quindi, però questo potrebbe essere un problema di un invalidate, lo scopriamo subito, perché se lo butto giù e poi lo ributto su continuano a vedere un tubazzo, quindi spero di averle messe visibili quelle immagini, ma tengono il posto, quindi devono esserlo. C'è un multi-res bitmap, in realtà potrebbe essere questo il problema, cioè che devo impostarlo così, ma andiamo a vedere e lo andiamo a scoprire. Quindi paint to canvas, ah no, scusate, prima non è finito il disegno, quindi non devo fare la paint, iniziare le modifiche, disegnare, fine delle modifiche, e poi il bitmap che è completo va nell'image. Non so se questo è il problema, sicuramente è un problema, quindi non so se è sufficiente, ma sicuramente è necessario, perché per vederci qualcosa, se lo assegno prima di ok, adesso va bene, però mi devi fare una draw che stia dentro l'immagine. Come mai? Ah, qui sono deficiente.
devo usare, mi sta usando larghezza e altezza del form, che non è proprio il massimo. Allora, rifaccio, repeat, adesso dovremmo vederli corretti. E dovremmo vedere anche player 1 e player 2, mi viene da dire. Player 1 e player 2. Anche qui c'è un po' di margine da lasciare, perché fa un po' schifo. Magari faccio un 1-1 e qui faccio un meno 2, così rimane un po' più all'interno. E qui magari iniziamo a mettere giù anche qui dei margini, degli out di 4, quick edit, degli out 4. Quick edit è veramente utile, perché questo nell'object inspector andarlo a beccare, potevo andarne di FM e fare un po' una cosa massiva, ma è il male di questi, e poi abbiamo fatto, quindi almeno questa parte, quindi non vale la pena. Devo lavorare sugli stili, avremmo potuto usare effetti speciali, ma questa sera voglio tenerla easy, perché non ho lo sforzo di poter fare tutta sta roba. Ok, quindi a questo punto ce l'abbiamo, infatti l'origine è 4,4 perché si è un po' spostato, così lo vediamo accumulati, player 1, player 2. Andiamo a fare la cosa che manca, ovvero dire chi ha vinto, se qualcuno ha vinto, quindi facciamo vedere i nomi dei giocatori. Oddio, questa cosa qui, ecco, siccome il giocatore non cambierà, penso che quando vado a fare uno start game session io possa dire lancio la sessione e mi vado a mettere, magari metti che cambia il default e mi vado a mettere i nomi e faccio un invalidate, così. L'unica cosa che rimane qui da assegnare è lo stato di gioco, che in realtà poi potrei fare non necessariamente qui, però su invalidate, ma sì, ci sta. Metti che abbia anche altre azioni, allora state label, in realtà potrei fare un case game session state, è un enumerativo, quindi dietro mi crea playing. Quindi nel caso del playing mettiamo giù un po' di costrutti, così siamo già più bravi, perché con una riga non me la cavo, quindi begin end. Ok, in caso di playing label, state label, text, punto uguale, sì. Playing, quei puntini, quindi qui sto giocando, qui metto tie, punto, perché purtroppo non c'è nulla da fare, oppure vittoria, però devo prescrivere di chi è la vittoria, quindi sono ancora fermo sul no, avevo detto ma avevo deciso di fare in altro modo. In questo caso facciamo victory, e quindi se ho un victory posso andare nel prendiamo il game session, prendiamo il winner, prendiamo il name e lo facciamo vedere. Poi fa schifo, però ormai questo progetto mi è partito male, ma lo rivedremo anche graficamente quando ci sarà, come dire, mi ci devo esercitare, ci ragiono in live, e quindi non sono abbastanza. Allora, playing vuol dire che abbiamo i victory symbol, visible, false, e poi c'è il tie symbol, visible, false. Nel caso si vinca, questo rimane a false e questo diventa true.
nel caso state label victory, questo lo mettiamo a true e questo lo mettiamo a false. Yeah, to do lo tiriamo via, tanto poi sicuramente c'è altre cose da fare, ma vediamo, qui sembrerebbe tutto ok, tutto rego. L'interfaccia è un vero schifo, però come dire, quello che conta è allora, qui siamo a playing, quindi player 1, player 2. Ah, però non si capisce chi deve giocare. Ma se io mettessi qui con lo stesso principio il symbol e usassi gli altri due come modello, potrebbe essere un'idea, perché in questo modo non si capisce un tubo, perché non c'è un'idea, a parte che mainform si chiama mainform, ma caption è ancora quella predefinita, che è orrendo. Allora, quindi qui mettiamo, forse è anche un po' grosso questo font, degli effetti gli diamo, come dire, un fontarello un po' più piccolino, che tanto ci stiamo. Allora facciamo così, cambio di idea, tanto l'image, questo lo porto fuori e quindi sì, possibilmente senza allinearlo alla finestra, che mi sgarruppi tutto, e anche questo gli do una dimensione sufficiente per essere, come dire, di buona qualità un po' ovunque. Quindi forse ci sta un feel un po' diverso, perché questo non mi dà l'idea del, come dire, del qualcosa un po'. Blu e rosso sono impegnati, facciamo qualcosa di di un colore un pochino diverso, facciamolo questo giallo, che forse è più significativo. Ah, già che c'ero, lo stroke, visto che gli altri simboli li ho fatti un pochino uguali, facciamo anche questo un po' più simile ok. E poi qui vedevo che c'era anche il ok, che diventa un po' più marcato, e di questo in realtà non ne ho bisogno. Metteci un layer di fondo tipo panno verde, cioè qua sotto cambiare il colore di questo, potrebbe essere, forse mi diventa un po' più pacchiano. No, non volevo cancellare questo, ok, CTRL Z, siamo ancora in gioco, no, volevo cancellarla perché effettivamente è una radiant, mentre io voglio un image come queste qui. Quindi prendo questa, e tra l'altro adesso è un po' wrap mode fit 42, dovrebbe essere un po' più, è diventato un po' più rettangolare, però se io questo lo allungo un po' e lo porto ad esempio a 54, tornano a essere praticamente quadre. 8:46, no, gli manca ancora qualcosina. Quindi abbiamo 58, questo dovrebbe essere giusto, 50 e 50, oh, perfetto. Quindi mi copio questo, non sullo sfondo totale, cioè su tutto il gioco o sullo sfondo di questa barra qui sotto. Comunque adesso cerco di arrivare. Ok, quindi qui ce l'abbiamo fatta, metto anche questo alto uguale a quello sopra, così siamo più o meno allineati. 48 50, non siamo abbastanza allineati, 58 devo mettere, well, quindi qui ci vado a copiare chi sta giocando e
quindi qui metto il nome del giocatore e poi metto lo stato e mi tengo solo questo come ulteriore template. Quindi questo diventa il mio symbol tie o tie symbol, quello quel che l'è. Symbol tie. Però ci vuole anche il simbolo della vittoria. Allora facciamo così. La stella ce la dobbiamo... Ma no, chi vince viene il simbolo, quindi ci sta. Ci sta, su tutto il gioco con le cornici delle posizioni in bianco, così si vedono le posizioni. Ah, cioè proprio come sfondo. Beh sì, effettivamente lo sfondo non ci ho neanche pensato, però dovrei andarlo a riempire. Magari anche qui, cioè possiamo, come dire, fare un gradientino che tende al... il grigino, l'azzurrino, fa un po' schifus, me ne rendo conto ampiamente, però magari diciamo che non c'è molta variazione. Vabbè, dopo vado a vedere questo, se vado ad approfondire un attimo. E ok, quindi questo lo mettiamo lì, lo rendo invisibile e andiamo a fare questa cosa. Intanto vediamo qualcosa, così ci ragioniamo. Allora, se siamo in playing, io devo fare il draw player symbols, dovrei mettere, non gli ho dato il nome, forse qua alla, questa diventa la mia state image. Ok, draw player symbol, quindi sulla state image mi disegni, dipende da chi sta giocando, quindi Quindi, allora facciamo questo. If game session current player uguale a game session player 1, allora prendiamo il nostro control L source o L control, prendiamo symbol giustamente di tipo T control, quel, quindi L symbol diventa due punti uguale a symbol X, else diventa uguale a symbol O. Stavolta non ho messo la Y, però ci ho messo uno 0. Porca miseria, già posso fare. Ok, quindi a questo punto qui nello stato, se stiamo giocando, metto chi sta giocando. Ok, quell'immagine è sempre visibile, quindi nessun problema. Se siamo in pareggio me ne sbatto di chi sta giocando e ci vado a mettere qui il symbol tie, scrivo tie, victory, metto il nome del giocatore e ci metto anche il suo simbolo, così c'è la, il suo simbolo c'è victory. Guarda, facciamo una cosa ancora più potrei anche prevedere dei colori, potrei fare un po' il, cioè qui ci si potrebbe lavorare facendo un altro po' di ricette, però
come dire, vediamo cosa c'è da fuori, perché non sono convinto di aver fatto delle cose buone, quindi... Ok, tocca la X e questo è giusto, quindi la X gioca, adesso tocca la O, adesso tocca la X, quindi qui sta seguendo X, metto la O, provo a fare una vittoria, victory player 1, e quindi poi non si può fare più una cippa. A meno di non fare start, quindi tocca alla X, X O, X O, X O, victory player 2, ok. Provo a fare la patta, O, X O, mi sono messo in condizioni di vincere per forza, sì, no, sì, porca miseria. vince il giocatore. Ho riempito, ma ha vinto il giocatore di player 1, perché la vittoria ovviamente predomina sul fine gioco, cioè ha finito i turni ma prima c'è il vincitore. Allora, come posso fare? Facciamo così, andiamo a, allora, O, qui metto la X, qui metto una O, quindi qui metto una X, qui metto la O, la metto qui metto una X, dai, ok. Stavo per vincere ancora, cioè stavo per farne vincere ancora uno, quindi non ce la possiamo fare, come dire. Ok, il risultato è questo, quindi chiaramente se clicco non succede più nulla. In realtà poi il mio click viene sempre preso da un certo punto di vista, però la logica di gioco dice: ah, ok, vuoi giocare qui? Stiamo giocando? No, la partita è ferma, quindi non fa nulla. È occupata, non fa nulla, quindi non evolvendosi il gioco non cambia lo stato, che ci porta poi a visualizzare una cosa diversa. Quindi, come dire, tabellone, questi si dovrebbero un po' ridimensionare, però devo scegliere un layout più adatto, perché c'è questa cornice che è terribile, però sì, cioè devo un pochino fare in modo che si adattino un po' meglio, quindi come dire, fa abbastanza ribrezzo, però si può migliorare sicuramente da questo punto. In realtà là in alto, siccome non ho bisogno poi di nulla in particolare, posso già dargli posso ridurre un po' le dimensioni di questa finestra, perché cioè questi finché non si toccano, tanto voglio dire, alla fine ci sta tutto, quindi ecco, dovrei poi fare in modo che queste siano il più possibile testa, vabbè, queste sono sempre 200x200. Ma come sono allineate? Align non, cioè gli dico allineati al client. Ah, però viene giustamente ridimensionata. Però c'è un fit. C'è un qualcosa che dice centra e cresci. In realtà no, perché dovrei usare un... qualcosa di diverso, cioè dovrei metterci... Fermati lì, io voglio fare una prova, dopo non mi segue più, giustamente, quindi non è agganciata al qualcosa che, vabbè, la posso mettere al centro con dei margini, cioè che mantenga sempre le sue left client, cioè se la metto al centro viene centrata, però se io allargo rimane al centro ma non segue. Quindi vorrei che in realtà si allargasse ma rimanesse sempre, tenesse sempre queste proporzioni. Probabilmente dovrei fare uno scale, qualcosa del genere. Cioè facendo lo scale, dovrei fare uno scale e ancorarlo. Dovrei fare un center. Ok, dovrei mettere questa della dimensione minima, per fare sì che centrate siano tutte più o meno larghe, così forse ce la fo, quindi ho stretto parecchio, tant'è che ho sovrapposto queste due
label, anche se per quanto sono potrebbero essere anche più corte, perché tanto alla fine player 1, player 2, ah scusa, questo era l'altro, ok, riduciti per favore, non sono larghe uguali, però secondo me 120, una è rimasta uguale, questa è 120, facciamo un 100 e 100, così forse ci stiamo. Ci staremo anche con qualcosa di più, però che volevo fare? Ok, queste le metto così, sono centrate adesso perfettamente. Io potrei fare così, potrei dirgli scalatevi in base al con... no, scusa, center, però posso impostargli tutti gli anchor, però alla fine mi mette la line forse. Allora non faccio il centro, ma lo metto al centro io, quindi faccio uno scale, gli dico di farsi 200x200, la posiziono, adesso studio la soluzione qui, poi usa line al client. Sì, ma non è il problema di lasciare lo spazio, il problema è che se io lo ridimensiono voglio che rimanga al centro, però che rimanga quadrata questa cella, è quello il problema. Se io la linea client si allarga, se gli do il padding lascio lo spazio, ma se io faccio un 16 noni vengono tutte schiacciate, mentre io voglio che rimangano quadrate al centro, che si ridimensionano per essere sempre al centro di una dimensione quadrata proporzionale a quello che hanno a disposizione. Questo è un po' l'obiettivo. Secondo me la soluzione è nello scale, però il problema appunto è capire come impostarla. Teoricamente con gli anchor dovrebbe funzionare, no, ma manco per il... questo è un po' strano che non funzioni, perché forse non è nella no, cioè all'interno della... quindi forse devo mettere banalmente none e basta, cioè lo centro manualmente, gli metto quegli anchor, ok, forse ce l'abbiamo fatta, no, continua, è l'equivalente del, no, è rimasto fermo al... beh, quello è un problema di aggiornamento, però non si riscala, cioè non, cioè sì, si aumenta ma mi lascia il bordo, invece vorrei che rimanesse sempre vicino al bordo. Eppure, allora, rimettiamo un none, ok, rimetto lo scale, che voglio capire, lo scale poi è quello che ho fatto io, cioè questo è il problema, quindi... e tra l'altro non si sposta più, quindi... right top center, vertical center, fit, però non è quella giusta, niente, la lascio così e la faccio ridimensionare, però la vedo bruttarella, perché se io faccio un'interfaccia molto deformata comunque non vedo il disegno, come dire, schiacciato ovviamente, quindi questa cosa qui mi segue. Invece dovrei avere la grid che si auto adegua a... sono tutti a false false false,
ce lo rimetto dove era. La proprietà clip parent dovrebbe essere clip children, non ce l'ho presente, però clip parent mi lascia un po' perplesso. Cioè clip children so che vuol dire che, se ad esempio, adesso non riesco più a posizionarlo, aiuto, che vuoi spegni questi due baracchini, ok, mettiti lì. Dovrebbe essere che se io metto un controllo dentro l'altro, adesso lo testiamo in separata sede, questo diciamo che funzionicchia, quindi potremmo essere già semi contenti. Poi mi leggerò un po' meglio il layout. Se tu metti ad esempio blank application, in FireMonkey tu puoi mettere una cosa dentro l'altra, quindi io potrei dire metto un button, voglio fare il button con l'immagine, metto il button e dentro ci, anzi facciamo il button e un edit, ok. Se l'edit è dentro al button e possiamo comporre le interfacce come vogliamo, vuol dire che sposto questo e l'edit si sposta. Però l'edit io potrei posizionarlo anche qui, non è però uscito dal button, è ancora dentro il button, ma la visualizzazione, cioè se io sposto il button in giù, l'edit continua a seguire perché è, come dire, figlio visualmente del button, ma la sua visualizzazione, dato l'offset, esce dall'area in cui viene disegnato il button. Però in realtà questa cosa è molto comoda, perché quando facciamo gli edit con le label è comodo, perché dove io metto la label qui dentro, però la label non sta proprio sopra, sta appena in alto, e quindi spostandolo la label segue. La proprietà clip children so che fa questo, cioè io ho quest'area visibile, se metto l'edit ad esempio qui, io li vedo sovrapposti. Se faccio un clip children, lui mi dovrebbe far vedere, non del button, tac, mi dovrebbe dire clippo i figli, cioè io faccio una clip, cioè taglio nella mia area di visualizzazione, quindi i figli che escono, i figli vengono clippati anche loro, cioè vengono racchiusi. Quindi se l'edit sta dentro, tanto meglio, ma se l'edit esce un po', il clip parent, sarei curioso, adesso provo a spegnere questa, magari il contrario, però mi sembrerebbe un po' strano. Cioè io vado qui, ho l'edit, il suo parent è il button, faccio un clip parent, non succede nulla, vado qui e faccio un clip parent, non succede nulla, quindi cioè mi sembra strana questa relazione di clippare il parent, però vorrei, allora clip parent è true, control cut off the portion of the parent che sta dietro il controllo quando il controllo è disegnato, quindi cut off holes in the parent image. Ah, forse ho capito, aspetta, forse ho capito. Allora questo sta qui dentro, il problema è che è un edit che c'ha anche una, come dire, un aspetto un po', quindi qui taglia un buco anche se io non vedo un tubo. Come faccio a vedere che qui c'è un buco? Però scusa, se questo lo metto non visibile non si vede. Se gli dico di clip parent, non mi sembra stia funzionando, o forse sto sbagliando qualcosa. Beh, dietro non può andarci. Allora, proviamo a fare il caso di prima. Sta un po' dentro, un po' fuori. Se io uso il clip parent, a meno che non sia una cosa che funziona a runtime, perché io non sto vedendo differenze. Clip children mi è perfettamente chiara. Questa clip parent, tra l'altro, non l'ho vista. Mm-hmm.
però normalmente c'è il controllo sopra, quindi qual è il difetto? Cosa dovrei vedere di diverso? Non riesco a capire, però voglio capire, quindi provo una checkbox. Il parent true non mi sembra che faccia graficamente grosse differenze. Sono qui, il parent disegnare specifico another paint method then the only one decide se il parent ha più di un figlio che ha clip parent true, però non riesco a capire. Parts of the content che non contiene visible object cut off holes in the parent image. Ti dirò che questa richiede più indagini, quindi guardo se in giro qualcuno ha chiesto qualcosa perché mi incuriosisce, però non saprei, non riesco a ottenere un effetto. Forse funziona, ha senso solo con alcuni controlli o forse qui si parla di qualcosa. QR code, grid editor, multi view, di control, cut off, questa è sempre documentazione, quindi like the one o un artifact. Don't cause any changes. Dovrò indagarlo. Altrimenti provo il contrario. Allora, questo è clip parent false, clip parent true. Non comprendo, quindi devo studiarmelo, perché onestamente non so. Aspetta che forse ce n'è più di uno, quindi in questo caso non funzionerebbe come dice lui. Quello che posso vedere è che quando vado sopra non c'è il test sul controllo, ma questo dovrebbe essere colpa dell'it test, quindi è un'altra questione. Provo a spegnerlo, vediamo se cambia qualcosa. Sono curiosissimo anche perché non capisco in un certo senso come possa. Qui non cambia niente, quindi cioè teoricamente dovrebbe scavare un buco nel parent in questa posizione. Però non riesco a capire graficamente come potrebbe essere, visto che questo è a tutti gli effetti. Proviamo a mettere, a metterlo in fondo, che ne so. Però mi sembra che non abbia. Niente, devo contattare un certificato MCSE, cioè Must Consult Someone Experienced. Devo consultare uno più esperto e quindi capire. Clip Children ce l'ho perfettamente presente, quindi perché l'ho usato più volte, cioè se clippo i figli vuol dire che quelli che escono rivengono. Però non riesco a capire questo clip del parent che cosa mi dovrebbe fare. Anche perché se questo controllo sta di sopra
Lascia solo un attivo. Già solo un attivo, perché ho provato con questo, è false, questo è false. Non ho provato col pulsante in sé, però non vedo che senso possa avere. Non voglio salvare questa roba. E quindi non lo so cosa può. Non può stare dietro, quello è poco ma sicuro, perché forse devo provare un altro tipo di controllo. I don't know. Non so onestamente che dire, quindi non so trovare un caso di studio, come dire, che mi dia soddisfazione nel testare questa roba. Comunque anche la documentazione non mi sembra qui. Potremmo dire, come dice, no caro, chi sa fare sa capire. Ma che cazzo di proverbio è? Io non so fare e ne so capire, quindi purtroppo siamo in queste condizioni. E quindi non me lo spiego, quindi me lo dovrò studiare, quindi andrò a cercare un po' in giro se qualcuno ha fatto ricerche in merito. Adesso magari ne approfitto sul Delphi Club Italia, mettiamo una domandina e quindi andiamo a vedere se qualcuno ha qualche esperienza in più, oppure guarda, come cosa finale non c'era la button tint, come si chiamava, forse un altro pulsante che ha gli style o qualcosa, aveva un colore tipo tinta da dare ai pulsanti per renderli, no, forse mi ricordo male io. Comunque dai, questo l'abbiamo fatto, direi che funziona più o meno come logica. Chiaramente il top sarebbe mettergli, vabbè, a parte che gioco da solo, quindi potremmo numerare anche le, potrei fare un mirroring usando il tablet per giocare, qualcosa del genere, fare un esempio con i famosi come si chiamano, i controlli del tethering, e quindi Victory Player One, diciamo che potrebbe essere un po' meglio, però tutto sommato non sono neanche dispiaciuto del risultato grafico, quindi però lo miglioreremo, diciamo che lo teniamo un attimo lì, perché in realtà l'obiettivo era andare a vedere l'algoritmo per poter giocare col computer, quindi, però siccome quello è un po' complicatino, cioè in realtà è semplice per chi è bravo, quindi io in realtà non sono bravo, quindi bisogna che me lo vado a studiare un po' meglio, però ce lo teniamo buono per un'altra live. Intanto per questo potrei dire tac tac. Oh, questa sì che vita. Toc. Poi arriva la sirena, la lavanda gastrica, quindi di questo dai possiamo quantomeno essere un pochino soddisfatti da questo punto di vista. Cioè, ci sono già un po' di cose interessanti, probabilmente poteva essere anche fatto in maniera più semplice, però il mio obiettivo è anche sempre un po' sperimentare, appunto usare una forma come modello, disegnarla altrove, vedere un attimo i layout, quindi serviva un po' per sperimentarci sopra, perché su alcune cose sono effettivamente un pochino arrugginito, dovrei rifarmi un po' di formazione, come dire, accademica. Facciamo 3D, sarebbe una figata. In realtà non so se è possibile questi Radiant Shape, perché la 3D application ce l'abbiamo. Ma sai che sarebbe Vision, che non sarebbe male. Però questi sono dei Radiant due dimensioni, quindi se io li vado a inserire, prendo questo, non vedo un tubo, giustamente, perché è una cosa 2D,
su una form che è un form 3D, e quindi, come dire, questa è una form 3D, questo è un oggetto bidimensionale, però nulla mi vieterebbe di fare una cosa di questo tipo, di usare un layout o un cubo, non lo so, come si potrebbe pensare a questa cosa, il cube, forse dico un'eresia, però potrebbe avere, sì, grazie, me lo voglio solo renderlo un po' più profondo, se si può. No, non si può. Beh, se me lo giro forse dall'angolo nel modo giusto ce la faccio. Là, perché le superfici hanno il loro, come dire, il loro two side, il davanti e dietro, quindi se qui vado a mettere dentro un radiant, una di queste forme, questo, ripeto, è un pacchetto che si scarica gratuitamente da Getit, quindi da probabilmente mi manca qualcosa dal punto di vista un componente da inserire, però so che è possibile spalmare dentro le facce di qualcosa, un, forse ci vuole un 2D, un layer. Anche qui dovrei un attimo, abbiamo il solid layer 3D che però non so se possiamo utilizzare, ah scusa, è già, non vedo per un tappo. Dovrei testare un po' come si incastrano queste cose, ma teoricamente dovremmo avere la possibilità di disegnare qualcosa di tridimensionale, quindi di mettere giù magari una sorta di grid e di controlli 3D. Ne abbiamo la grid 3D. Porca miseria, mi hai messo una pulce che mi lascia, butto via questo. Mi piacerebbe provare questa griglia e vedere come grid 3D, scusa, se io metto una forma lì dentro, però è sempre bidimensionale, ci vorrebbe qualcosa di tridimensionale. Questo come fa a sapere dove va? Magari c'è qualcosa da aggiungere qui, eh? Però non l'ho mai provato. Ci sono dei demo, comunque. Nella documentazione, qui non è manco 3Grid 3D. Non la vedo manco documentata, quindi... Però ci sono alcuni controlli su cui vorrei effettivamente fare un po' di layout 3D, buffer layer, splitter 3D, quindi c'è un po' di tutto in realtà. Viewport 3D, no, questo è per far vedere il 3D nel 2D, però devo cercare di fare il contrario qui, quindi... Però ci vorrebbe un esempio, ecco, da questo punto di vista, provare a... Su questo grid 3D non c'è molta... Io purtroppo sono un po', come dire, a digiuno su nozioni di 3D e quindi... sì, grazie, volevo... Non volevo una generica, ma volevo... Ah, allora è documentata, perché il locale non ce l'ho, ma forse si sbaglia lui a fare la... Can be placed on a 3D and serve come surface per la presentazione di
Polygon chart. Ok. Però com'è che funziona? Cioè, come metto dentro le cose? Come dire, è da analizzare, quindi. Però sarebbe interessante, vedere che cosa può. Mi importa l'immagine, va bene, questa l'ho vista. Però c'è anche un topic in generale, come dire, sugli object 3D. T-plane, attenzione, rappresenta un piano bidimensionale che può essere forse questo, quello che cercavo, perché io l'ho visto qualcosa di molto simile. Adesso ci provo subito. Si potrebbe dire che sei 2D, esatto, sono 2D, due giorni, quindi. Allora, spostami questo qui, però non mi fa vedere un tubo, quindi non capisco se sono sempre io che non vedo le cose, oppure se devo orientare questo coso per position material source. Qui ci vuole il famoso proxy, ci vuole. Mi aspetterei di vedere qualcosa, ma non vedo nulla, quindi forse non è lui. 2D plane. Bisognerebbe studiarsi anche questo, quindi in plane fermo occhi. Qui c'è un aeroplano, quindi i plane versus image 3D penso che non abbiano una gran correlazione, però magari la domanda è, può avere una sua. Image 3D, master layer, T-plane, layer custom mesh. Questo dice i guess, quindi which do you depend on the two? If you want the image to be a part of the 3D scene, then the plane makes more sense. Custom mesh, well, to play, but the contour. I don't know. I really don't know. Provo il proxy e poi non. Però non so più a che santo votarmi, perché. Però questo prende solo oggetti 3D, giustamente, quindi. Nick. Material source. Abbiamo diversi material, però sono texture. Texture è tutta un'altra cosa, c'è un bitmap, c'è tutta un'altra. Devo studiarmelo, perché onestamente non. T-dummy l'abbiamo usato, questa roba l'abbiamo usata, il T-dummy, il proxy object che clona l'oggetto, le varie shape, T-plane, questo T-plane comunque mi continua a stuzzicare, ma non l'ho mai usato e quindi non ho idea di come si possa andare a mettere. C'è un lato, due lati, non ho idea di come funzioni, quindi events, non saprei dire. Bisogna studiare, bisogna trovare qualche esempio di quelli che ci sono, ad esempio anche con FireMonkey, per capire quale può essere il modo giusto di impiegare. Alcuni sono carini, ci sono degli esempi non indifferenti sul. Non mi ricordo dove li mette, perché li mette nella cartella pubblica, documenti pubblici,
qui sotto Embarcadero Studio abbiamo 22 samples, Object Pascal, multi device, c'è user interface, low level 3D, model viewer, magari qui in mezzo c'è roba con gli shader filter, quindi c'è anche roba più complicata, però file flow, ce ne sono alcuni che sono interessanti, tipo questo ovviamente è una presa in giro di cover flow, quello che usava l'iPod per far vedere le cover degli album. Questo è Fire Flow, che deriva da Fire UI, che è la versione, però qui c'è il viewport 3D, c'è il cover flow che è un layout 3D, ok, cioè, questo comunque funziona, quindi in qualche modo, però ci avranno messo un image 3D, non lo so, qualcosa del genere. Sono da aggiornare perché vedo che c'è un e qui vai a selezionare le file flow, qui c'è demo photos, ci sono delle foto dimostrative, direi che però qui c'è da prendere la cartella o no, o prendere i file, boh, forse tutti i file. Ah, prende lui la cartella in automatico e fa questa bella robina qui, fa l'effetto delle carte. Quindi in realtà il tris lo potremmo fare in questo modo, bisogna andare a vedere un pochino quali sono i trucchi, a parte che ha messo l'open dialogue come figlia della viewport, che non capisco. Round rect, scusa, l'immagine dove la va a disegnare? Il codice poi è capace di essere anche abbastanza striminzito, perché c'è un image thread, carica thumbnail from file, upload, fused, cover flow, cosa ci mette dentro per avere cover project, layer 3D, parent cover flow, quindi crea un layer 3D. Forse il layer 3D è quello che fa tutto. Però è interessante, ce ne sono alcuni, ce n'è uno che non riesco più a trovare, che era una rubrica contatti, però fatta a forma di quelle da scrivania, dove con la mano sfogliavi, cioè in realtà col mouse, ce ne sono alcuni molto interessanti. Potrebbe essere che il layer 3D sia la risposta, però... anche il form 3D dovrebbe essere un layer 3D a tutti gli effetti, quindi dovrebbe poter contenere perché effettivamente, scusa, la viewport 3D è per fare un 3D bidimensionale, il layer 3D forse è quello che serve a me per metterci dentro qualcosa di bidimensionale, so fare, boh, vabbè, se funziona bene, se no. Oh, forse l'abbiamo beccato. Forse era il più semplice di tutti, ovvero il layer. Sì, perché io qui sto ridimensionando questo foglio e più lo faccio ruotare. Adesso queste sono solo le dimensioni, però chiaramente abbiamo la rotation della su tre assi. Quindi in questo caso, se ad esempio metto un meno 10 sulle X, ok, si muove in questo senso, perché la X è quello orizzontale, ok, quindi meno 10 in realtà l'ho raddrizzato, se metto un 100 lo sto vedendo sotto sopra, 180 sarà a filo, no, dovrei capire un attimo come gira, ah no, è 180 gradi rispetto al, perché c'è una proiezione camera mentre io dovrei avere lo schermo, esatto, perché la camera è davanti all'oggetto, quindi se io metto tutto a zero lo vedo leggermente inclinato perché la camera sta in basso, se invece uso lo schermo come riferimento, quando è tutto a zero sta tutto messo così, però se inizio sulla X a mettere un 10, 20, 30 dovrebbe iniziare a inclinarsi,
solo che io esatto, in questo modo, però questo se lo sposto, vedete che si sposta praticamente strusciando sulla superficie, cioè non c'è un quadrato che si muove nella, è un parallelepipedo, perché è deformato dal layer in cui si trova. Quindi questo per dire, un layer 3D per ogni tesserina, e lo facciamo ruotare, abbiamo fatto la versione 3D del Trix. Quindi potrebbe essere qualcosa di interessante da esplorare, potrebbe essere molto interessante capire anche come funziona. E sul 3D sono onestamente molto molto, come dire, un po' acerbo, quello ci sta. Quindi che manca, direi che ci siamo. Quindi questa sera abbiamo prodotto, siamo vicini alla mezzanotte, quindi siamo, torno nella fase di chatta, così riusciamo a vederci meglio. Però vedi che pian pianino, come dire, esplorando un po' alcune cose, grosso modo si trova il modo di... Non ho bevuto neanche una volta stasera, quindi ormai mi fermo, per cui si potrebbe fare qualcosa di molto interessante. Quindi devo capire un po' sempre i riferimenti, perché le cose vengono un pochino sfalsate, imparare a usare la camera, cioè dovrei fare talmente tanti che alla fine vengono fuori così. Invece con queste maniglie faccio sempre una fatica, perché non so mai, cliccando su un elemento, qual è l'effetto che in realtà sto ottenendo, perché non sono avvezzi. Ragazzi, io vado e domani si lavora. No, giustamente, è perfettamente ragione, e questo lo farò anch'io tra un momento. Do giusto un'occhiata per scrupolo, per vedere se c'è qualcuno che sviluppa a quest'ora e quindi che si sta divertendo, per modo di dire, in modo analogo. Quindi è il comando, non lo so se te lo prendo il comando, perché dovrebbe essere all'inizio della parola, quindi dovrebbe essere... amici prendersi. Amici, che tempo fa, Melegnano? Quindi buonanotte Muzio, adesso tanto poi concludo anch'io. Non c'è nessuno che... stavo dando un'occhiata, canale in italiano. Attenzione, c'è un Windows Programming in C++ che potremmo andare in C#, quindi finalmente uno sviluppatore che potremmo andare a cui potremmo andare a rompere le scatole, a meno che non stia scappando. Quindi possiamo finalmente raidare un collega, attenzione, così lo andiamo a conoscere. Di nuovo ripeto, la prossima settimana probabilmente non ci sarà la live, perché c'è il webinar. Rimanete collegati per il raid, io vi saluto in anticipo, e poi magari non so se prima di TDFCon riuscirò a fare un'altra live, perché dovrò preparare un po' tutto, però sui soliti canali che trovate sul canale, come dire, ci teniamo aggiornati. E quindi sì, infatti ho visto tu lo conosci già, immagino di sì, forse ho visto adesso incredibilmente, per cui compagni in mano, non lo conosco, beh, così facciamo un'altra conoscenza, altri sviluppatori, è che incrementiamo le fila dei poveretti. E tra l'altro con Visual Studio vedo che con C++ si sta divertendo, per cui quindi di nuovo grazie come sempre per la presenza, per l'aiuto e la sopportazione, e direi quindi che ci vediamo prossimamente, quindi rimanete sul canale, sui vari canali, vi farò sapere quando. Buon weekend, visto che è già venerdì. Buonanotte e direi alla prossima, e se non ci vediamo prima, per chi c'è, IT DevCon a Roma, o adesso c'è anche IT Day a Padova, quindi ci sono un po' di eventi al nord, al centro e al sud, non so, e quindi magari ci vediamo. Sì, sto facendo cose difficili, sì, ma io sono quello che invece se la fa facile, ma invece è per quello che lo andiamo a
andiamo a rompere le scatole così lo distraiamo. E rimanete per il ride, di nuovo buonanotte, no, non si vede, e alla prossima. Ciao a tutti, ciao e buonanotte, buon weekend.